Ciao a tutte ragazze e benvenuti in questo nuovo video. È arrivato aprile e nell'ultimo mese, quindi nel mese di marzo, ho avuto modo di provare un po' di nuovi prodotti e quindi oggi ve ne volevo parlare, però non vi volevo parlare soltanto dei prodotti preferiti del mese, ma ci saranno anche due prodotti bocciati, perché in realtà, appunto, cosa che mi capita veramente raramente, non che io non me ne voglia parlare quando capita, ma mi succede veramente raramente, ho trovato due prodotti ciofecata e quindi ve ne voglio parlare. Parleremo di un po' di prodotti beauty e un po' di prodotti, un paio di cosine anche di alimentari, però verso la fine, quindi li vedete dopo. Iniziamo per quanto riguarda il beauty dai prodotti preferiti. Primo prodotto di cui vi voglio parlare è l'unico prodotto make up che vi citerò, perché come sapete ormai mi trucco molto poco, però ogni tanto capita e devo dire che questo mese, tutte le volte che mi sono truccata, protagonista del mio make up è sempre stato lui. Si tratta del The Real Push Up Liner che uscì un paio di anni fa. Alla collezione degli Real, ma mi sembra l'anno scorso poi sono uscite anche varie colorazioni e questa qui è la colorazione marrone. All'inizio questo prodotto non mi piaceva tantissimo perché comunque è difficile da usare. Mi sembrava che le linee venissero esageratamente grandi, sempre. Invece, nell'ultimo periodo non so che cosa è successo, l'ho ripreso in mano e devo dire che per me è stata una grande rivelazione. Come vedete, anche oggi le porto. Mi fa fare delle linee di liner, certo non sottilissime, ma comunque molto belle, mi vengono bene e io sono una pippa, ve lo giuro, una pippa a fare le righe di liner, non mi vengono mai 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 bene. Invece con questo è facile, è a lunga durata. Quindi è un prodotto che comunque vi dura tutto il giorno, tra l'altro sono andata anche a ballare utilizzando questo e non mi è colato assolutamente niente. L'unica cosa è un po' più difficile da struccare di un normale eyeliner, di una normale matita, però io utilizzo il suo struccante predefinito, quindi sempre della linea degli Real, che non mi fa impazzire perché mi irrita un po' gli occhi, però devo dire che effettivamente funziona molto bene e strucca facilmente. Altro prodotto preferitissimo del mese, grandissima scoperta e non vedo l'ora di andarlo a ricomprare perché tanto mi manca soltanto un'applicazione, mi manchi soltanto un'applicazione, è questo balsamo di L'Oreal della linea Air Expertise, senza solfati e con oli botanici, prende il nome, mannaggia medicina mi sta dando la testa, è la linea Evercolor, sistema sublimatore del colore, balsamo idratante e colore splendente, è quindi un balsamo per capelli colorati, ma ne stavo parlando con mia madre durante l'arco del mese e devo dire che anche se io non ho più i capelli colorati, sono tornata al mio colore originale finalmente, i balsami per i capelli colorati mi piacciono sempre di più degli altri perché li lasciano più lucidi, li lasciano più morbidi, non lo so perché, soprattutto quelli di L'Oreal, perché sia la linea quella rossa che vi ho già mostrato è quella più economica da supermercato è per capelli colorati, sia quella professionale che mamma ha in casa e ogni tanto utilizzo è per capelli colorati, mi piace molto, e anche questa è per capelli colorati. Questa linea uscì mi sembra sempre un paio di anni fa e non l'avevo mai provata, poi ero al Lupin con mamma, di passaggio l'ho visto, ho detto vabbè mi serve un balsamo, lo provo, ma è buonissimo questo balsamo per i capelli. Certo al Lupin me l'ho pagato un po' perché sono 250 ml e l'ho pagato circa 8 euro. Spero di trovarlo almeno a un prezzo leggermente più basso in giro, magari i Lupin ma i prezzi più alti immagino. E mi piace tanto perché lascia i capelli morbidissimi e li lascia soprattutto molto lisci, cioè è uno shampoo che secondo me per un capello ispido è ottimo perché li lascia veramente, non dico appesantiti perché non li lascia appesantiti, però li lascia proprio lisci, non so come spiegarvi, morbidi, anche se i miei capelli sulle punte tendono a essere abbastanza crespi, quindi buono, buonissimo, ha una profumazione anche abbastanza buona che rimane sui capelli perché è con olio di rosmarino e si sente, quindi ha una profumazione buona, non troppo vegetale, però effettivamente si sente il rosmarino e ve lo consiglio perché comunque è veramente un ottimo prodotto, infatti lo sto utilizzando sempre, 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 tutte le volte che mi lavo i capelli in palestra lo devo riacquistare, anche ieri l'ho utilizzato, boh, a parte che ho i capelli un po' mossi, però ho messo l'olietto dopo, quello della linea Pappa Reale dell'Erbolario e vedete come li lascia belli, molto lucidi, bellissimo, mi piace un sacco. L'ultimo prodotto preferito per quanto riguarda il beauty è
una cremina per le mani di Kiehl's. Si tratta di questa cremina per le mani che voi adesso vedete in campioncino, perché insomma è stato il compleanno di mia cognata, quando abbiamo fatto il pensierino a lei, gentilmente le ragazze di Kiehl's ci hanno dato qualche campioncino da provare. Infatti poi vi parlerò anche di un altro prodotto Kiehl's. Questa è l'Ultimate Strength and Salve All Day Care for Savory Dry Active Hands. È una crema per le mani, dice di essere molto molto idratante, quindi per le creme per le mani che molto molto secche. E chiediamo un po' che cosa c'è dentro. Contiene oli botanici come l'olio di avocado, di eucalipto e l'olio di sesamo, e anche la cera derivante dall'olio d'oliva. Insomma, è una crema per le mani. Non mi piace tantissimo l'odore di questo prodotto, perché così è buono, però poi sulle mani l'eucalipto tende a sentirsi poco e si sentono più gli altri profumi di base che non mi fanno impazzire. Però questa cremina ve la voglio straconsigliare perché è veramente fantastica. È molto idratante e non rimane unta sulle mani, ne basta pochissima e vi idrata tantissimo. L'ho utilizzata tutte le sere, infatti è quasi finita, cioè praticamente è finita, prima di andare a dormire nell'ultimo mese. Comunque per un mese mi è bastato questo campioncino, che sono 30 ml. Non so quanto costi la full size, penso tanto perché si tratta di Kiehl's, però in linea generale mi è piaciuta tantissimo. Passando ai prodotti invece bocciati, sempre di Kiehl's, vi parlo di una crema che invece non mi sta piacendo assolutamente, infatti questa è ancora praticamente piena. È sempre un campioncino ed è la nuova crema per il viso di Kiehl's, che si chiama Pure Vitality Skin Rewind Cream, ed è questa qua. Ok, è questa qui, vedete, è questo piccolo barattolino giallo, ed è la nuova linea che contiene al suo interno olio, cioè ginseng rosso e olio di manuka. Allora, è una crema di cui abbiamo fatto anche l'applicazione insieme su Instagram, sulle stories, perché spesso mi piace far provare con voi prodotti lì. Se non mi seguite, sono Giorgio Bop su Instagram. E allora, aperta mi è piaciuta tanto, cioè mi piaceva tantissimo l'idea, avendola vista, sapendo che c'era l'olio di manuka, sapendo che c'era dentro il miele di manuka, il profumo è fantastico. Poi vado a mettere il dito dentro, ne prendo un po', ne prendo anche abbastanza poca, però diciamo ho una pelle abbastanza secca in inverno, quindi ne ho presa un po', l'ho messa sul viso. Mentre la sedevo dicevo, oh mio Dio, ma che cosa mi sto mettendo addosso, il burro? Praticamente ha una consistenza stranissima, è proprio quasi burrosa, ma non un burro nel senso un burro corpo, che ha quella consistenza un po' sfumosa, bella, idratante, no, è proprio olio, cioè è proprio una consistenza solida che però quando voi la passeggiate diventa oleosa. Allora, è una crema che forse io non applico nel modo migliore possibile, perché in realtà nel momento dell'applicazione consta di tutto un massaggio facciale che dovete fare. Io la mattina il tempo per fare il massaggio facciale non so voi, ma io non ce l'ho, quindi la applico insomma come applico una crema, in modo delicato, massaggiando il viso, ma in 2 minuti al massimo, quindi magari questo lo sbaglio io, però veramente anche se voi mi mettete pochissima, ma pochissima, perché questi giorni la sto utilizzando perché la voglio utilizzare, veramente vi unge tantissimo la pelle, ma in una maniera pazzesca. Infatti se mi vedete lucida è perché stamattina ho utilizzato questa cremina qua. Tra l'altro, in tutto ciò, nonostante io non l'abbia effettivamente utilizzata proprio in maniera continuativa, perché la utilizzavo con altri prodotti, non ho visto nessun effetto positivo, né una pelle più radiosa, né una pelle più bella, insomma. Vabbè, non mi è piaciuta, ragazzi, non so se voi l'avete provata e fatemi sapere cosa ne pensate. L'ultimo prodotto assolutamente bocciato, che ho odiato e che non vi consiglio di comprare, è questo shampoo della L'Oreal, il Viv Color Viv, che è della linea Olio Straordinario, ed è lo shampoo crema, perché l'olio straordinario, questa linea presenta anche un altro shampoo che però invece è proprio sotto forma di shampoo. Questo è uno shampoo molto cremoso. Allora, cosa ho sbagliato io? Io prendo gli shampoo idratanti perché comunque ho un capello abbastanza secco, e qui dice che capelli molto secchi, crespi e ribelli. Io non ho capelli ribelli, un po' crespi sulle punte, ma sopra effettivamente non lo sono. Però vabbè, l'ho voluto provare anche perché la profumazione, l'ho sniffata, era buonissima, mi piace tanto, e quindi l'ho voluto provare. Lo utilizzo la prima volta quando sono andata in Abruzzo e non mi dà problemi. Dalla volta dopo, quando dopo essermi lavata i capelli, sentivo
che ero tipo appiccicosa e dicevo, oddio, ma che cacchio è? Ho messo il balsamo, ho messo troppo balsamo, non ho sciacquato il balsamo, mi sono messa la crema per il corpo, poi ho messo le mani tra i capelli per asciugarli. E lì per lì, vabbè, dicevo, vabbè, dai, sciacquiamoci, mi sono anche un po' risciacquata poi nel lavandino, ma comunque, proprio le cose terribili che vi sto raccontando, comunque non se ne andava, però non avevo dato colpa allo shampoo, perché la prima volta non mi aveva dato questo problema. Va bene, tornata a Roma l'ho riutilizzato a volte alterne e mi sono accorta che tutte le volte in cui lo utilizzavo di fila mi lasciava questa sensazione di unto grasso sulla cute terribile, tant'è che se vedete il video prima di questo potete ben accorgervi che avevo i capelli che sembravano zozzi. Quei capelli li avevo lavati il giorno prima o due giorni prima la sera, quindi no, credo proprio il giorno prima la sera, ed è colpa di lui. Quindi se avete i capelli secchissimi forse potrebbe andare bene per voi, ma anche alla cute. Se invece avete i capelli crespi, cioè non dico secchi ma neanche grassi, non lo comprate assolutamente, è terribile. Tra l'altro non solo mi rendeva la cute oleosissima dopo due giorni, ma anche la forfora, cioè io non ho mai avuto la forfora in vita mia, mai. Forse quando ancora mi lavavo i capelli molto raramente, perché gli ultimi giorni, vabbè, ma è normale. No, non ho mai avuto la forfora in vita mia, con questo mi è venuta la forfora, quindi veramente terribile, l'ho odiato. Lo continuo a utilizzare, in che modo? Alternandolo, cioè praticamente utilizzando un altro shampoo sulla cute e utilizzando questo come secondo shampoo solo dalle punte in giù. E devo dire che effettivamente sulle punte l'effetto non mi dispiace, perché le lascia morbide, quindi in combinazione poi con lui sulle punte è fantastico, ma sulla cute non utilizzatelo, perché terribile. Due prodotti alimentari di cui vi volevo parlare, perché questo mese mi sono ridata un po' all'alimentazione sana in alcuni giorni. In realtà sto mangiando come un maialino, ve lo dico proprio così. Cioè mangio tanto, mangio cose grasse, mi piace mangiare, chi se ne frega. Però in quei giorni in cui cucino io mi sono data, diciamo, un certo contegno su alcune cose. Quindi per esempio ho ricominciato a fare tante insalate, ho ricominciato a mangiare frutta secca, a mangiare l'avocado, che è grassi vegetali, quindi grassi buoni. Ho ricominciato a fare una colazione nei giorni in cui non ci sono dolci preparati da me a casa, non ci sono chiare dell'uovo per fare pancake, un po' più regolare. E così vi volevo mostrare due cosine, a parte un'altra cosa che di cui volevo assolutamente parlare, è lo sciroppo d'acero, però non ve lo mostro perché quello del Naturasì secondo me costa troppo. Però effettivamente costa. E lo sciroppo d'acero, per fare un bibitone con acqua, limone e sciroppo d'acero, è buonissimo, è super drenante. Ringrazio quindi mia cognata Ilaria che me l'ha fatto scoprire, grazie. Tra le altre cose, oltre a bere quello, appunto dicevo, ho ricominciato a fare tante tante insalate. Però ecco, l'insalata è sempre una cosa triste da mangiare, a meno che voi non ci ficcate dentro l'inimmaginabile, quindi semini, tofu, avocado, non tutto insieme ovviamente, però giorni alterni, cose così, e rape eccetera. E una cosa che ho riacquistato e che adoro mettere nell'insalata sono le gerne di grano, che mi ha fatto conoscere l'altra mia cognata, la fidanzata di Paolo, Maria Luisa, che ringrazio anche lei, un paio di anni fa, regalandomele. Al Naturasì le ho viste e ho detto no, ma io le devo comprare. Queste sono della, aspettate che levo la molletta dell'IKEA, della Natural Food, e sono le germe di grano, il cuore del chicco. Ingrediente sono soltanto germe di grano tostato, e sono queste, che fanno benissimo a quanto pare. Io vi parlo da ignorante, insomma non è che sia la mia materia l'alimentazione, però perché sono ricchissime di proteine. Mi piace tantissimo metterle nell'insalata, perché effettivamente danno oltre una consistenza più piacevole all'insalata, ma anche un ottimo sapore. È come quando mettete nella pasta aglio, olio e peperoncino il pan grattato. È un po' una cosa così. Anche queste sono, cioè, fanno quell'effetto un po' croccantello sotto i denti, buono. L'altro preferito invece l'ho trovato, perché è di Roma, al Carrefour, quello che sta alla Coin di Via Cola di Rienzo, perché è un Carrefour un po' più costoso su alcuni prodotti, perché ha i prodotti un po' più fighetti, però dove si trovano tante cose particolari, tra cui questo muesli. Aspettate che faccio rumore, volevo far vedere l'etichetta.
Tra cui questo muesli, che nonostante non sia un muesli croccante, perché non è un, io adoro quelli con il miele, cose, però sono un po' più calorici. Nonostante questo non sia un muesli croccante, è buonissimo. Forse è il più buon muesli che io abbia mai trovato al supermercato. È un muesli croccante con cranberry e mela, quindi mirtilli, cranberry e mela. Ed è di questa marca che si chiama Sala Cereali. Ecco, non so se lo possiate trovare in giro molto facilmente, però è veramente buono perché è al giusto croccante, è saporitissimo, sa di mele e cannella, ma quando beccate invece il cranberry avete in bocca questo sapore un po' più acidulo, che male non ci sta. Li mangio 40 grammi a colazione e latte di riso con il caffè, buonissimo, quindi quando magari la cena mangio un po' di più e so che non avrò fame nell'arco della mattinata, se no mi devo mangiare una mela, ecco, qualcosa devo mangiare, se no è poco. Però buono, veramente ve lo stra consiglio se non conoscevate questa marca. Non so se si possa trovare facilmente in giro, perché non so quanto sia reperibile, però. E ragazzi, questo era tutto per questo video e spero che vi sia piaciuto. Vi ringrazio di aver visto il video fino a questo punto. Vi invito ad iscrivervi al canale e di attivare le notifiche se non l'avete già fatto, e a mettere un mi piace al video se vi è piaciuto. E fatemi sapere quali video vorreste vedere nei prossimi giorni, quali post sul blog mi consigliate di scrivere. Io adesso scappo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!